Siamo lodati Gesù e Maria. Abbiamo ascoltato questo bellissimo Vangelo della sesta domenica di Pasqua. Vangelo che è diviso in tre parti, ecco, che ho cercato di approfondire nelle tre omelie. Questa è la terza ed ultima fatta durante questa solennità festiva. La prima parte è centrata sull'amore a Gesù. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e sugli effetti che questo produce, l'amore intenso, profondo e personale al Signore. Gesù promette: io e il Padre verremo a Lui e prenderemo dimora verso di Lui. Quindi la possibilità di avere fin da questa vita, certamente non come in paradiso, però in maniera certamente reale, una profonda vita di intimità con il Signore. E questa dipende tanto quanto è grande il nostro amore verso il Signore Gesù. Nella seconda parte Gesù comincia a fare delle promesse. Sapete tutti quanti che domenica prossima celebreremo l'Ascensione, il momento in cui Gesù lascia con la sua natura visibile certamente la terra, ma non ci lascia soli, ascende al cielo, e tra le cose che ci lascia, secondo la sua promessa, uno è lo Spirito Santo. La seconda parte del Vangelo dice: vi ho dette queste cose mentre sono ancora tra voi, ma lo Spirito Santo che io vi manderò farà due cose: vi insegnerà ogni cosa da dentro il cuore e vi ricorderà tutte le mie parole. E Gesù prosegue: il segno che lo Spirito Santo è dentro di voi è la pace. Cita quelle parole che sentiremo dire poco prima della Santa Comunione, in ogni messa, no? Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. E Gesù specifica: non come la dà il mondo, io la do a voi. Che differenza c'è tra la pace che dà Gesù e quella che dà il mondo? Sappiamo, la pace tra noi uomini, o anche tra stati o tra potenze, si fonda, ha delle fondamenta molto labili, ci mettiamo d'accordo, ma appena qualcuno, avete visto, no? Il equilibrio internazionale, appena uno lancia un missile arrivano le sanzioni, appena qualcuno si comporta male arrivano i dazi o cose di questo genere. Quindi la pace umana appoggia su fondamenta molto molto instabili e salta in men che non si dica. Invece la pace che viene da Gesù poggia su basi profondissime, perché è la pace di chi vive nella volontà di Dio e quindi sta sempre sereno, sta sempre tranquillo, non conosce né paura né turbamento, anche se intorno a lui le cose non vanno tanto bene o addirittura si scatena la tempesta. Nei giorni scorsi Papa Francesco, non so chi di voi si è informato, a chi è arrivata questa notizia, parlava, ha fatto un'immagine bellissima. Cioè, sapete cos'è la pace cristiana? È come quando uno, come dire, si immergesse nella profondità del mare. Quella è la pace che dà Gesù. Sapete che significa questa immagine, no? Quando il mare va in tempesta, anche negli oceani a cielo aperto, si formano delle onde enormi, insomma, e sembra che succeda al finimondo. Ma se uno scende a 40 metri sotto, la tempesta che sta in superficie manco si sente, perché è qualche cosa che riguarda il livello superficiale. La pace che Gesù ci dona è stare a 40 metri sotto. Cioè, può succedere pure il finimondo, d'accordo? Può succedere anche qualunque cosa fuori di noi, ma quella pace non si perde. Certo, questo Gesù dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Quindi per avere la mia pace devi essere perfettamente in comunione con me, devi vivere in comunione con me, devi imparare ad ascoltare lo Spirito Santo che ti parla nel cuore, la voce della coscienza, fare le scelte giuste alla luce della volontà di Dio, eccetera. L'ultima parte del Vangelo, che adesso approfondiamo insieme, che richiama la seconda lettura, riguarda la partenza di Gesù. Gesù dice: avete udito che vi ho detto, vado e tornerò da voi. Questa frase si intende in due modi. Vado, il contesto di questo discorso di Gesù è il discorso di addio dell'ultima cena. Quindi, finito questo discorso, Gesù esce, va al Getsemani, lo catturano e va incontro alla passione e alla morte. Quindi vado e tornerò da voi, gli esegeti dicono che è da interpretare su due livelli distinti. Uno immediato: vado, sarò catturato, soffrirò e morirò e andrò via da voi, perché andrò al sepolcro, e tornerò da voi con la mia risurrezione. Ma c'è anche un altro vado e tornerò. Vado al Padre, cioè lo vedremo domenica prossima, ascendo e tornerò da voi fisicamente alla fine dei tempi, con la gloriosa
risurrezione della carne e il ritorno di Gesù nella gloria, ma attraverso lo Spirito Santo già dopo la mia risurrezione con una presenza differente, la presenza dello Spirito nei vostri cuori. Ecco, a questo particolare dobbiamo adesso volgere un attimo l'attenzione, chiudendo, focalizzando la seconda lettura. Voi sapete che il tempo di Pasqua, ne abbiamo parlato quando eravamo in Quaresima, la Chiesa ce lo fa vivere perché il tempo di Pasqua è una anticipazione del paradiso, mentre il tempo di Quaresima è un'immagine della vita terrena, perché nella vita terrena ci sono purtroppo prove, tribolazioni, momenti difficili, lacrime e quant'altro. In paradiso tutto questo non ci starà. Ecco, il tempo di Pasqua, quindi con la gioia che la Chiesa vive, che pregusta guardando Gesù risorto, ci proietta già nella vita del mondo che verrà. Noi al termine del credo diciamo: aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Come è sta vita del mondo che verrà? È impossibile descriverla. San Giovanni, nel penultimo capitolo del libro dell'Apocalisse, ha una visione e la rileggiamo adesso insieme, no? Dice: l'angelo mi trasportò in spirito su un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Cos'è questa cosa? È la vita del mondo che verrà. Sapete che la Chiesa, attraverso la Sacra Scrittura, chiama questa nuova dimensione beata, in cui tutti noi vivremo non soltanto con le nostre anime, ma con i nostri corpi purificati e mortali, con Gesù e in compagnia di tutti i santi, al cospetto della Santissima Trinità, e conosceremo, vedendo Dio faccia a faccia. La chiama appunto questa realtà, sulla base di questa pagina della Scrittura, la Gerusalemme celeste. Voi sapete che la Gerusalemme terrena era ed è, anche se molto travagliata, la città santa per antonomasia. Sapete che Gerusalemme è città santa per tutte e tre le religioni monoteistiche, per gli ebrei, per i musulmani e per i cristiani, è proprio la città santa per eccellenza. Solo che su Nuova Gerusalemme oggi, chi c'è stato lo sa bene, non sperimento una grande pace, una grande gioia, una grande letizia, perché è la città dei travagli e dei contrasti per antonomasia, ma rimane la città santa. Ecco, la città santa è stata vista da San Giovanni. Attenzione, è bella questa immagine, perché San Giovanni non dice: ho visto una cosa che succederà, no, dice: vidi la città santa che scende, usa il verbo presente, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Poi comincia ad utilizzare alcune immagini, perché purtroppo la bellezza, la felicità e il gaudio del paradiso noi non lo possiamo descrivere a parole umane. Voi sapete che nella storia della Chiesa ci sono stati dei grandi santi, canonizzati, mistici, a cui il Signore ha mostrato molte cose belle di Lui e dell'altro mondo. Sapete cosa scrivono tutti quanti nei loro libri? Mi piacerebbe tanto raccontarvi, ma non trovo le parole adeguate per descriverle. Chi ha visto Gesù dice: Gesù è bellissimo, ma non ci sarebbe nessun pittore che è capace di rifarlo bello com'è. Chi ha visto la Madonna dice: la Madonna è bellissima, ma nessuno saprebbe, se non la vedi non te ne rendi conto. Chi ha avuto qualche squarcio sull'aldilà vede delle cose bellissime, ma non è in grado, perché dice: ho visto un posto pieno di luce con tante cose belle. A noi non è che ci punta questa grande impressione, dicono: se io te lo racconto, cioè è inutile che te lo racconto, perché tanto non ti aiuto, perché non ti darà un'idea di quello che è. Ecco perché comincia ad usare San Giovanni espressioni metaforiche, fa riferimento alle pietre preziose: il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, pietra di diaspro cristallino. Una cosa importante dice: che le fondamenta di questa città sono i nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Che cosa significa? Significa che per entrare nella Gerusalemme del cielo bisogna aver fatto parte della Gerusalemme della terra. Domanda specialmente a voi due che state qui davanti: la Gerusalemme della terra secondo voi è quella che sta in Palestina o è qualche altra cosa? Quale sarà? Qual è il luogo santo per antonomasia dove Dio raduna quelli che vuole far diventare santi e che si fonda sui 12 apostoli? Che diciamo nel credo? Credo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica.
Quindi il Signore sta dicendo: guarda che se vuoi vivere la felicità e la beatitudine piena della Gerusalemme celeste, devi passare attraverso le fondamenta e le porte della Gerusalemme terrestre. Adesso, domanda, no? Abbiamo visto che la Gerusalemme che sta in Palestina, se ci andate, ci stanno gli attentati, è divisa tra tre, cioè un po' ce l'hanno gli musulmani, un po' ce l'hanno gli ebrei, poi dentro il Santo Sepolcro ci stanno i cristiani cattolici, i cristiani ortodossi, i cristiani marasma, quindi è proprio il luogo di tutti quanti i conflitti, però rimane una città santa. Ecco, secondo voi la Chiesa sulla terra assomiglia un po' a sta Gerusalemme terrena? Secondo me un pochino sì, perché a volte nella Chiesa, anche se si studia la storia, sono successi tanti problemi, ci sono state tante difficoltà, tante prove, tante tribolazioni, a volte qualche scandalo, ce lo possiamo tranquillamente dire. Però questa rimane il luogo dove il Signore ci raduna e la via d'accesso alla Gerusalemme celeste, perché per quanto possa essere travagliata, rimane il luogo da Dio scelto per la sua dimora. Capite quindi il grande messaggio che Gesù ci lancia? Per arrivare alla Gerusalemme celeste, che sarà bellissima, bisognerà passare attraverso la Chiesa, che è appunto la nuova Gerusalemme terrestre, che non sempre appare così bellissima. Bisogna andare in profondità, bisogna guardare oltre tante volte le cose che appaiono e scoprirne anche attraverso una grande intensità della nostra vita di preghiera personale, cura della nostra formazione, scoprire i tesori che molto spesso appaiono nascosti, ma che sono tutti quanti disseminati dal Signore in essa. Quindi la porta d'accesso alla Gerusalemme del cielo, a quel bene che già San Francesco diceva, cioè diceva le filastrocche, poi l'ha ripreso da tanti santi, tra cui Santa Gemma Galgani, quando c'era qualche sofferenza San Francesco diceva questa filastrocca: tanto è grande il ben che aspetto che ogni pena mi è diletto. Dice, c'è stato soffrire un pochino, c'è stata passata qualche prova, fa niente, non fa mai niente. Questo dobbiamo pensarci in questo tempo di Pasqua. Noi sulla terra ci abbiamo 80-90 anni, io scherzando dico sempre a Sermoneta almeno 100, perché qui l'età è abbastanza longeva, quindi che Dio vi benedica. Poi però è finita la vita terrena, e dopo la vita terrena che ci sta? Ecco, tra poco diremo: aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Per questa vita del mondo che verrà, la strada la conosciamo, la via maestra è Gesù, che ci porta nella Gerusalemme celeste attraverso la vita e l'opera della Chiesa. Ecco, mi raccomando, siamo sempre contenti di appartenere alla Chiesa, anche se qualche volta non appare bella come dovrebbe essere. Amiamo la Chiesa, ringraziamo il Signore per il dono della Chiesa e difendiamo la Chiesa e viviamo con gioia il nostro essere Chiesa. Siano lodati Gesù e Maria.